reportage e tante interviste in diretta e in esclusiva dalla Città dei Fiori, con tanti ospiti e tutti i protagonisti della kermesse musicale più attesa dell'anno. Vivi le emozioni del Festival di Sanremo con Graziano Tomarchio TV. Fiumi di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo. Si ringraziano. Sponsor ufficiale Clivia Profumi, Reggio Calabria. Picchè, Made in Calabria. Templation Gallery, Palmi. Caseificio Il Granatore, Palmi. Gioielleria Il Cesello, Reggio Calabria. Pizzeria Oasi del Gusto, Reggio Calabria. Tecno Center Moto, Reggio Calabria. Abbigliamento Seconda Via. Farmacia Dottor Marra, Reggio Calabria. Cannizzaro Giovanni Elettricità. Boutique Elida, Reggio Calabria. Beauty Apple Center, Gioia Tauro. Dexy, abbigliamento uomo-donna, Taurianova. Albergo Residenza Vico Granatello, Fiume Freddo Bruzio, Cosenza. Consorzio del Bergamotto, Reggio Calabria. Su questa emittente. Un linguaggio anche televisivo, grafico, lo vedrete, molto bello, che veicolerà un messaggio importante proprio su questo tema. Ovviamente sì. Non potevamo... Buongiorno ai telespettatori di Telemia, canale 85 del digitale terrestre in tutta la Calabria. Salutiamo gli amici di Telemia che ci danno la possibilità di andare in onda. Oggi siamo in sala stampa a Lucio Dalla, insieme a me c'è Dominga Pizzi. Un saluto a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Abbiamo anche il collega di Radio Gamma Un Mondo di Musica, arriviamo dalla Puglia. Quindi tanta musica oggi in diretta. E poi abbiamo Radio Uniti con... Luca Capacchione di Radio Musica Television e poi abbiamo Lucia La Marca. Allora Dominga, una seconda. In giro a cercare queste quello che succede, a vedere cosa ne pensano, perché noi facciamo, come dici tu, il festival dopo quello che noi altri non raccontano. Beh, è partita alla grande. Dobbiamo dire che fiore è il sole di questo festival, però abbiamo visto anche una disinvoltura di Amadeus, accompagnato dalle due giornaliste di Rai 1, Emma D'Aquino e... Sabrina Salerno, con i suoi 50 anni portati veramente splendidamente. Quindi è stato seguito da 9.693.000 telespettatori con uno share del 53%. Ma andiamo anche a... Ecco Luca, oggi abbiamo aperto questa diretta radiofonica. Oggi a partire da, diciamo, con meno di un'ora abbiamo avuto la conferenza stampa, ancora adesso c'è Amadeus che sta parlando, ci sta un po' raccontando quelle che saranno stasera le canzoni in gara, le cover che gli artisti duetteranno o meno, poi diciamo saremo più precisi successivamente, perché tutti e 24 si esibiranno, alcuni hanno scelto di farsi accompagnare da artisti internazionali del Festival di Sanremo, altri invece con stasera un sacco di ospiti sul palco dell'Ariston, a partire da Roberto Benigni che farà il mattatore sostituendo un po' Fiorello, poi avremo Luis Capaldi, una star internazionale per i giovani, e tanti altri ospiti che si alterneranno, e soprattutto Mika che andrà anche sul palco di Piazza Colombo. Intanto questo è stato un festival appunto molto rosa, quindi l'importanza di mettere al centro di questo grandissimo festival il ruolo della donna, e devo dire che mi è piaciuta la canzone inedita e non in gara ovviamente di La Notaro, quindi un testo davvero molto bello. Questo calo fisiologico che per la seconda serata ha superato il 53,3%, quindi parliamo di record molto importanti, e niente che dire, ma io in realtà vorrei sapere voi la vostra stampa appunto del suo prodotto Magma Memoria, quindi noi che rappresentiamo un po' il sud, secondo voi qual è la canzone che ci rappresenta di più? Ah.
giornata, la canzone di Gabriella Martinelli, quella che riguardava proprio Toccando il Sud, il gigante, dove venivano trattati questi temi scottanti della fabbrica e di tutto quello che comporta, perché non è solo la fabbrica di Taranto, ma tutte le fabbriche, diciamo, di tutta Italia, e di conseguenza quella toccava veramente. Anche con Stefano, ecco Stefano, questa mattina abbiamo fatto una diretta, ecco, cosa hai commentato nelle allora nelle guardate telefoni? Io intanto scusami, ma prima intanto è un piacere enorme stare qui, perché ormai sono 3 giorni che abbiamo familiarizzato, che stiamo facendo gruppo, ci stiamo anche divertendo, stiamo ballando, perché insomma non so se su tutto quello che poi di bello e di importante succede. Io ho da darvi uno scoop. Se così lo vogliamo definire, come dire, noi abbiamo lanciato la pietra e non nasconderemo sicuramente la mano in questo caso, anche perché ci stiamo mettendo la faccia. Quindi Radio Gamma, mondo di musica dalla Puglia, ha segnalato una certa affinità di suoni, di melodia, di musica, quindi definiamolo poi come vogliamo, se plagio o meno. E quindi io chiamerei qui, se mi permettete, proprio è un live vero e proprio in diretta, Angelo, il nostro mentore, colui che ha tirato giù la maschera a Junior Kelly. Allora, dici un po' che cosa hai scovato. E in pratica ricorda moltissimo un pezzo di Gary Glitter del 72, un cantante britannico, e adesso anche Fasulo andrà a verificare questa somiglianza. Tutto qui, insomma, mi sembra poco, però vi abbiamo dato una succosa anticipazione proprio in questo momento, abbiamo sollevato la cosa in conferenza stampa e quindi il direttore di Re1 e i dirigenti di Re1 hanno detto che andranno a verificare. Per quel che riguarda la serata di ieri, invece, se posso, tornando alla domanda di prima, io essendo un emotivo, allora intanto premetto che sono qui a raccontare il festival dopo che l'ho fatto per 45 anni da casa con i miei familiari, i miei amici, e quindi qui ovviamente abbiamo la possibilità di scambiare opinioni e di parlare in questo caso alla nostra radio, il nostro mondo di musica viene ampliato. Ma io sono un emotivo, quindi oltre alle canzoni mi sono piaciute moltissimo quelle di Levante, di Diodato, e quindi giochiamo in casa, perché viva il Sud, forza il Sud, e non vogliamo essere razzisti, come no, però diciamo che ci coccoliamo i nostri artisti, siamo imparziali, però ieri c'è stato un momento, una sorta di pugno allo stomaco, così come nella prima serata Rula Gebral ci ha raccontato la sua storia. Ieri c'è stato sul palco un altro sgorgare di emozioni e dobbiamo ringraziare per questo, ho i brividi, ho la pelle d'oca, Paolo, il ragazzo non vi nascondo, mi ha fatto piangere, e quindi il festival è il festival della musica italiana, però è anche il festival delle emozioni, delle riflessioni, perché ci ha riportato alla realtà e ci ha invitato a fare delle riflessioni importanti sul percorso e sulla vita di ognuno di noi. Bene, tu parlavi prima del meridione, e noi stamattina con le nostre telecamere, perché il 70%, io dico, e più, è il festival diciamo, meridionale, e noi abbiamo sentito il giornalista Rai Massimo Proietti, per noi vediamo cosa ci ha detto nell'intervista, se la regia è pronta. Io ripeto, sono felice, è ovvio che ho un rapporto di amicizia che con recentemente al Memorial di Mino Reitano, una serata alla grande, poi presentate da te, veramente quest'anno un'eccezione. Ecco, oggi sei a casa Sanremo, tra poco andrai in vita in diretta. È il bello dell'inviato, no? Sono i fatti vostri, la trasmissione di Michele Guardini, la Calabria noi la portiamo nel cuore, grazie anche a figure professionali come la tua, no? Che vengono qui a Sanremo insieme agli amici a raccontare quelle che sono le nostre esperienze, quelle che sono i nostri percorsi professionali. L'esperienza del Mino Reitano a Reggio Calabria è stata sicuramente importante, preziosa, poi c'era un pizzico di emozione e allo stesso tempo di nostalgia
avendolo conosciuto l'artista, avendolo frequentato, avendoci lavorato accanto. L'esperienza sanremese è un'esperienza che è iniziata il martedì, è un'esperienza importante, tanti brani in gara, tanti artisti, tante chicche, e poi devo dire che questo, secondo me, è il Festival di Fiorello. Tante eccellenze calabrese, tornando alle eccellenze calabrese come te, ecco, e tanti meridionali che fanno, possiamo dire, un 70% Sanremo. Devo dire che noi meridionali siamo ovunque, non parlo solo dei calabresi, ma anche dei campani, dei siciliani, dei lucani, capite le altre cose, anche qui in Casa Sanremo la macchina organizzatrice è targata a Gruppo Eventi, no? Vincenzo Russolillo, quindi, che è un altro lucano, quindi devo dire che noi meridionali siamo un po' ovunque, però sempre con quel pizzico di orgoglio che ci contraddistingue, devo dire che siamo delle belle professionalità. Un Sanremo stravolto anche con un'altra eccellenza siciliana, quella di Fiorello. Fiorello diciamo che gioca una partita a sé, perché come tocca palla Fiorello non ce n'è veramente per nessuno, e questo bisogna riconoscerlo, perché è un grande professionista e ha, diciamo, quella bontà professionale di portare ai massimi livelli ogni cosa che fa. Un professionista come te, calabrese, ecco, cosa è il messaggio che mandiamo da Sanremo, ecco, proprio da casa Sanremo? Allora, che dovremmo avere più artisti calabresi in gara, come quando tifavamo tutti per Mino Reitano, per Sergio Cammariere, per Mia Martini. Quindi dobbiamo far sì che il parco artistico calabrese cresca sempre di più e che in Big, già a partire dall'anno prossimo, ci siano sempre più artisti calabresi. Questo è il mio dubbio. Grazie. E non voglio sapere che cosa farai, tu dimmi solo, l'ho voluto incontrare solo per sapere dove voleva che io fossi, perché c'è un ingresso, ovviamente, se aveva bisogno. Bene, si ritorna in diretta sempre sul canale 85 di Telemia Interregionale, dalla sala stampa oggi Lucio Dalla. Questa diretta oggi la facciamo dalla stampa Lucio Dalla. Ecco, Dominga, dobbiamo salutare la collega che deve ritornare alla postazione. Sì, infatti è stato un piacere condividere con voi questi primi commenti del festival e vi aspettiamo per appunto i secondi commenti. Un bacio a tutti. Che poveri, quindi è stato un momento veramente eclatante, perché tutto l'Ariston si è alzato a cantare, anche a ballare, diciamolo, cosa sì, ne pensi? Parliamo. Allora, forse il momento più alto della serata, ricchi e poveri, Albano e Romina Power la sera prima hanno stravolto il palinsesto, che a un certo punto era diventato un po' monotono, un po' lento. Questa mattina qualche polemica sul playback, ma devo dire che a livello di fruibilità del prodotto, insomma, è andata bene. Loro cantano comunque dal vivo, in alcuni casi hanno anche cantato alcune parti delle canzoni dal vivo, hanno scatenato l'Ariston, hanno scatenato la sala stampa, hanno scatenato il pubblico da casa, quindi meglio non si poteva fare, diciamo, dal punto di vista dello spettacolo. Bene, bene. Ma questa sera, tornando all'altro, al collega, non ci sarà Fiorello, che comunque sino adesso è stato il sole, è stato veramente una colonna portante, e infatti ha dichiarato Amadeus che si sente sicuro quando c'è lui. Beh, stasera non ci sarà, sarà affiancato da altre co-conduttrici, la Rodrigo. Quindi però solamente sarà un'apparizione. Beh, allora, intanto, che sia chiaro, ma lo era prima dell'inizio del festival. Probabilmente questo è il festival, ma per sua stessa deformazione professionale, Fiorello è difficile che possa essere se lo mangia. E quindi è un vero leone da palcoscenico, il guerriero del palco. Io credo che sia la figura in Italia, nello show business, di riferimento per molti ragazzi che si avvicinano adesso proprio al mondo dello spettacolo. Il suo spirito, la sua comicità, la sua ironia, e veramente qualsiasi cosa dica suscita l'interesse, l'ilarità, e ci fa morire dalle risate. Lo ha fatto anche ieri, lo fa in conferenza stampa, lo fa per strada. Fiorello è Fiorello, per cui sapevamo dall'inizio che Amadeus figura, come dire,
elegante, garbata, educata dello spettacolo e della conduzione italiana, sapevamo da subito che le cose sarebbero andate così, e devo dire, se proprio devo dire la mia, bene così. Era il festival che io personalmente mi aspettavo, e stasera non c'è Fiorello, sentiremo probabilmente la mancanza, perché in queste due serate ci ha fatto scompisciare dalle risate con le sue trovate, e speriamo... terza uscita, quella di domani, perché domani lui ci sarà, sì, e perché sarebbe stato carino che altro. Niente, su Fiorello non c'è da dire niente. Chapeau ad Amadeus, che è un perfetto padrone di casa, e devo dire che ha mia per averci dato la possibilità di andare in diretta. Vi salutiamo, salutiamo tutti, ma ci risentiremo pomeriggio con altri collegamenti qui dalla Città dei Fiori, quello di Sanremo. Grazie a voi regia studio. Da casa Sanremo andiamo a trovare un carissimo amico, Antonio, che adesso lui ci spiegherà cosa fa questa persona italiana che è all'estero. Ecco, intanto buongiorno Antonio. Grazie, buongiorno a te, benvenuti a casa Sanremo, soprattutto qui questo appuntamento con il festival. Io sono Tony Pasquale, vengo da New York, noi siamo Radio ICN, siamo la radio italiana di New York, e da 15 anni portiamo il festival di Sanremo a New York in diretta. Quindi esporti il nostro festival a tutti i connazionali che sono lì, calabresi, campani, pugliesi, siciliani, ecco, tutto, sì, il meridione. La comunità italiana, e non solo naturalmente italoamericana, ma anche il mondo latino che ci segue, e parte anche del mondo americano che apprezza la nostra musica e naturalmente apprezza il nostro marchio, questo sanremese che è un'eccellenza nel mondo, e quest'anno ancora di più, festeggiando il 70° festival, una grande emozione. Ieri sera veramente ci hanno regalato dei momenti spettacolari con Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, I Ricchi e Poveri, che ieri in sala stampa ci hanno raccontato tutta questa storia, naturalmente, quando si sono divisi e finalmente sono ritornati insieme. Ieri sera abbiamo visto delle esibizioni meravigliose, Zucchero, che c'è da dire, lui è veramente un grandissimo leader. Ma io vorrei salutare soprattutto degli amici particolari che ritrovo qui e che ritrovo in Italia durante i miei viaggi, come il nostro carissimo amico Franco, Franco Matina, che ci segue sicuramente dalla Calabria, e che poco tempo fa abbiamo festeggiato insieme un grandissimo evento nel New Jersey con i cuochi calabresi, associazione calabresi nel mondo, e che quest'anno si ritorna a fare il secondo appuntamento, che sicuramente sarà un altro grande successo. Franco Matina, ricordiamo, del ristorante La Collina di Palme. Ecco, cosa, Antonio, racconti, ecco, in questa edizione di Sanremo quando ti colleghi con la radio? Ecco, qual è l'emozione che fai? Racconto quello che avviene qui, soprattutto quello che loro non riescono a vedere, ad ascoltare dietro le quinte. Io ogni giorno mi collego in diretta proprio per raccontare il Festival di Sanremo, quello che accade, la città come è cambiata, la città come è migliorata soprattutto, e quest'anno in modo particolare il Festival di Sanremo che si è spostato fuori dall'Ariston, un altro evento storico. Come abbiamo ben notato, in Piazza Colombo c'è un parco enorme dove si esibiscono grandissimi artisti, quindi portando il festival nella città, quindi diventa anche parte, diciamo così, questo Ariston, che era praticamente sì un teatro meraviglioso, straordinario, però il rapporto con Sanremo, promozione Sanremo, proprio diciamo che non c'era più di tanto. Invece adesso no, il Festival di Sanremo è anche nelle piazze e nelle strade di Sanremo, e quindi naturalmente è un grandissimo, grandissimo momento. Quest'anno Amadeus ha stravolto tutti, ha fatto un festival veramente che resta secondo me nella storia. Bravissimo Amadeus, ma devo dire super Fiorello, perché è chiaro che è una squadra che funziona meravigliosa, lo stiamo vedendo, e chissà quante altre emozioni ci regalerà. Poi questa scelta di portare queste cinque donne straordinarie, grandi eccellenze italiane, e no, a che dire, c'è a fianco anche un grande Tiziano Ferro che ogni sera si esibisce, quindi ha creato una squadra meravigliosa, e infatti
prima serata dal record, ha battuto il record di Claudio Baglioni l'anno scorso, anche se di poco, con 10 milioni 58 mila, oggi non so ancora quali sono stati gli ascolti di ieri sera, ma tra un po' in sala stampa lo sapremo, e quindi, ma sicuramente è stato un altro grande successone. Come apriamo oggi la diretta radiofonica da Sanremo, ecco. Mentre ieri ci ha emozionato la coppia Albano-Romina, che il mondo ama, in modo particolare New York, oggi si apre con Zucchero, si apre con Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, si apre con i ricchi e poveri. La musica è, diciamo così, che è più apprezzata ancora all'estero per fattore di epoca, diciamo, perché noi siamo emigrati durante quegli anni e siamo rimasti un po' più legati alla musica degli anni 60, 70, 80, ma questo non vuol dire che non apprezziamo tutto il genere di musica. Sanremo 2020, seguici per scoprire in anteprima i retroscena della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Notizie, reportage e tante interviste in diretta e in esclusiva dalla Città dei Fiori, con tanti ospiti e tutti i protagonisti della kermesse musicale più attesa dell'anno. Vivi le emozioni del Festival di Sanremo con Graziano Tomarchio TV. Fiumi di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo. Si ringraziano sponsor ufficiale Clivia Profumi, Reggio Calabria, Picchè, Made in Calabria, Templation Gallery, Palmi, Caseificio Il Granatore, Palmi, Gioielleria Il Cesello, Reggio Calabria, Pizzeria Oasi del Gusto, Reggio Calabria, Tecno Center Moto, Reggio Calabria, Abbigliamento Seconda Via, Farmacia Dottor Marra, Reggio Calabria, Cannizzaro Giovanni Elettricità, Boutique Elida, Reggio Calabria, Beauty Apple Center, Gioia Tauro, Dexy Abbigliamento Uomo Donna, Taurianova, Albergo Residenza Vico Granatello, Fiume Freddo Bruzio, Cosenza, Consorzio del Bergamotto, Reggio Calabria. Su questa emittente